Amici pescasportivi, eccoci qua, pronti per una nuova avventura pesca. Quest'oggi abbiamo deciso di provare una spiaggia, una piccola spiaggia all'interno del Golfo di Orosei, sempre sulla costa nord-orientale della Sardegna. Andremo precisamente a Cala Cartoe, che è una piccola spiaggia del comune di Dorgali, situata proprio nella parte più interna del Golfo di Orosei. E dopo Cala Cartoe troviamo il paese di Calagonone, e dopo poi chiaramente tutte le spiagge che sono diventate famosissime incastonate tra le falesie del Capo Montesanto, quindi parliamo di Cala Luna, Cala Gergulu, Cala Mariolo, tutte quelle, le grotte del Bue Marino, tutte quelle spiagge che poi sono diventate famosissime per la loro bellezza e per il loro mare cristallino e incontaminato. Siamo da Gianluca Patania, titolare di questo punto vendita Nautic Sport Passione Pesca, e ci ha messo a disposizione un po' di esche perché chiaramente, trattandosi di una piccola spiaggia incastonata tra due promontori, è chiaro che andremo a cercarci, oltre che le classiche prede di questo periodo, anche qualche orata d'Italia, qualche preda che potrebbe stazionare nei dintorni degli scogli, quindi magari cercare qualche sarago o addirittura, quando è notte fonda, qualche grongo per farci divertire e per farvi divertire. Queste sono le esse che ci ha messo a disposizione Gianluca. Abbiamo un po' di americani, un po' di muriddu, qualche bibi di coffa che non deve mai mancare, e dei paguri che sono ancora vivi, e questi sinceramente sono un'ottima esca per le orate d'Italia. Presa l'esca, ringraziamo Gianluca e andiamo dritti dritti a Cartoe. Noi con la macchina siamo quasi arrivati, siamo a qualche centinaio di metri proprio dalla spiaggia e ci siamo incanalati in una stradina bianca e siamo proprio dentro il fiumiciato di Cartoe, quello che da poi ha creato con gli anni l'ansa di questa spiaggia. Ci aspettavamo condizioni meteo un po' diverse, le condizioni dicevano che ci sarebbe stato scirocco, invece il vento piano piano sta girando dall'Ibece, dovrebbe entrare anche il ponente, ma questa è la Sardegna, è un'isola e quindi le condizioni meteo vengono rispettate quasi sempre, ma comunque proprio perché è un'isola possono variare da un momento all'altro con il vento che praticamente è la parte dominante, diciamo, delle condizioni climatiche in Sardegna. Siamo quasi arrivati e fra un po' iniziamo a montare le canne e inizia la nostra avventura in spiaggia. Amici sportivi, eccoci arrivati a Cala Cartoe, è un piccolo pezzo di paradiso della costa nord-orientale della Sardegna. Ci troviamo proprio nella parte più interna del Golfo di Orosei. Alle mie spalle le spiagge di Orosei, quindi il paese di Orosei. Invece alle spalle dell'operatore, Pierpaolo Brundu, che voglio ringraziare anticipatamente, c'è il paese di Calagonone e poi le falesie di Capo Montesanto e tutte le piccole cale che sono diventate famosissime per la loro particolarità, per la limpidezza delle loro acque, per gli ambienti che sono stati comunque preservati in maniera del tutto naturale. Cartoe, come potete vedere, è una spiaggia piccola, saranno 300 metri, un classico pocket beach. E quest'oggi andremo alla ricerca innanzitutto, appena iniziamo, delle lecce a stella e poi il classico cercarsi le morme, le orate. Da questa spiaggia più di una volta sono riuscito a catturare esemplari di orate veramente grandi e questa sera spero di poter ripetere l'esperienza per me e anche per voi che ci state guardando. Purtroppo il residuo della mareggiata dei giorni scorsi, dello scirocco, ci ha lasciato in eredità un bel po' di alghe. Cercheremo di combattere anche con le alghe, ma il surf casting è anche questo, cioè il surf casting è fatto di onde, di schiuma, di turbolenza e anche di alghe. Intanto ringrazio Mario Lianas della società Oltremare Nuoro, che come al solito è venuto a trovarmi e grazie alla sua esperienza abbiamo fatto sempre delle bellissime cose, e Marco Sedda, che è una new entry, fa parte della società di Calagonone, appunto di Dorgali, e ha voluto vivere insieme a me, insieme a voi, questa bella esperienza a pesca. Adesso ci prepariamo e poi speriamo di farvi godere con le nostre catture. Eccola qui, la Beach Specialist di Casa Surf Italy, è la prima canna che sto montando questo pomeriggio, una canna da beach legging, appunto, il nome dice chiaramente
ciò che la canna può fare. 50-90 grammi è il range di lancio, due vette intercambiabili, una da 50 appunto e una da 90 grammi. Quest'oggi userò la vetta un po' più grande, più grossa, più potente, quella da 90 grammi, proprio perché avendo alghe in movimento nel sottoriva, la mia paura è che usando una vetta più piccola e quindi dei calamenti troppo sottili, un eventuale pesce all'amatto possa riuscire a ritrovare la libertà proprio in mezzo alle alghe. Una cannettina leggerissima, con la giusta parabolicità, nel senso che il manico risulta comunque abbastanza duro e poi progressivamente la canna va ammorbidendosi, e questa è una caratteristica delle canne telescopiche e per di più per una canna da PC Legending, le cui prestazioni devono essere, per quanto riguarda i lanci, abbastanza ridotte. Quindi userò piombi da 3 once da 83 grammi e quindi insomma con questo complesso pescante cercherò da subito di insidiare nelle ciastella. Il mulinello chiaramente sarà un 6 o un 7000, io non uso mulinelli più piccoli per una mia scelta personale e nonostante la canna sia molto leggera, il mulinello con una bobina da 8000 non è sicuramente disarmonico per questa canna. Oggi proviamo con l'Hispania 100-200. Coppiola di mormore, ragazzi, a primo lancio. Il pericolo è non perderle sulle alghe. Eccole qui, non sono grandissime ma sono delle belle mormore. Dai che pesci ci sono. Un'altra bella mangiata la giri in terra, il problema è che abbiamo tante alghe a riva e adesso probabilmente anche la preda si riempie di alghe e diventa più difficile portarla a riva. Noi ci proviamo piano piano. Eccoci qua con un'esca molto selettiva, un granchio che stamattina mi sono procurato dai miei amici pescatori di professione, un granchio da fondale. Lo priviamo delle chele in questo modo qua e poi delle due zampette posteriori, un amo molto importante, un amo 2/0 in acciaio. Questo perché con quest'esca, con questo innesco, stiamo andando a cercare delle prede di prestigio e quindi stiamo preparando un innesco molto selettivo. Infiliamo l'amo in questo modo qua, ecco qua, un'operazione non difficilissima. In questo modo noi lanciamo il granchio non troppo distante da riva per vedere se appena dopo le alghe qualche orata di taglia viene a visitarci. Questa operazione l'abbiamo fatta adesso, ma il granchio lo lanceremo fra qualche minuto quando le tenebre avanzeranno sulla spiaggia di Cartoe e noi tenteremo la preda di pregio.
Altra bella mangiata da Gibilterra. Questa volta la canna si è proprio piegata. Il pesce in canna, ma c'è sempre l'incognita delle alghe che ormai stanno sempre più espandendosi, andando più a largo. E quindi c'è il rischio concreto che il pesce possa slamarsi. Eccola qui, un'altra bella occhiata. Vedete ragazzi, siamo riusciti a portarla sino a terra, non state le alghe. E comunque si stanno avvicinando pesci discreti. Sta facendo buio, noi confidiamo di poter catturare qualche preda di pregio. Per il momento ci godiamo queste occhiate discrete. Cari amici pesca sportivi, siamo in un momento di pausa dalla pesca e siccome siamo nel comune di Dorgali, famoso per la cantina sociale, per il buon vino, allora Marco Sedda, c'è la preda? Amici pesca sportivi, eccoci qua con un mezzo bicchiere di vino Cannonau. Ne approfittiamo di una pausa che ci stanno dando i pesci. Sino a poco fa c'era qualche occhiatina in giro, un po' di minutaglia. Stiamo tentando ovviamente anche la preda di pregio. Nonostante le onde, ancora il mare non ci ha regalato nulla. E allora, visto che facciamo una pausa, approfittiamo per assaggiare questo vino che ci ha portato Marco Sedda, il nostro amico di Calagonone, perché sappiamo che Dorgali è famosa per la sua cantina e per un ottimo vino Cannonau che è conosciuto in tutta la Sardegna, in tutta Italia e da un po' di anni a questa parte anche nel mondo. E quindi non potevamo non assaggiare un goccino di Cannonau tra una preda e l'altra, sperando di poter brindare ad una preda di pregio, magari qualche bellorata, qualche spigola, chi lo sa. Il mare è quello giusto, noi ci proviamo, siamo a pesca, siamo a Cartoia ragazzi, uno dei posti più belli della costa nord orientale della Sardegna. Alla salute! Qua. Ma mi hai preso, ma? Marco ha richiamato la nostra attenzione. Una bella mangiata. Il pesce sta iniziando a entrare. Abbiamo fatto qualche bella occhiata, qualche bella mormora. Speriamo sia l'orata d'Italia. Il mare c'è, il posto è molto bello ed è anche pescoso. Eccola qui. Dai, dai che arriva. Una bella mormora ragazzi. Guardate. Bravo Marco, questa è la tua, vieni. Stiamo aspettando i pesci d'Italia, stanno arrivando le belle mormore, accontentiamoci di queste. E comunque è sempre un bel pescare. Bravo Marco! Grazie!
Amici pescasportivi, eccoci qua. La nostra battuta cartoe per questa sera è terminata, ormai è già notte fonda. Abbiamo fatto una discreta pescata, abbiamo preso pesci un po' tutti. Il vento per fortuna a una certa ora si è calmato e ha fatto sì che il mare si sia continuato ad ingrossare. Certo, abbiamo battagliato con le alghe, ma questo nel surf casting è normale, specialmente quando ci sono onde e turbolenza. Le alghe possono far parte del gioco ed in effetti qualche pesce ce l'hanno fatto perdere, però siamo contenti perché sono venuti un po' di pesci, non di grandissima taglia, non di pregio, noi li abbiamo cercati, purtroppo non sono arrivati. Comunque qualche bel saragotto, belle mormore, occhiate, una salpa, insomma abbiamo fatto una pescatina discreta. Io chiaramente continuo a ringraziare Pierpaolo Brundu che con la sua mano magica ci ha fatto le riprese per tutta la sera. Ovviamente ringrazio la Surf Italy perché ancora una volta ci ha messo a disposizione una bella batteria di canne. Speriamo di avervi fatto divertire. Io credo che Marco e Mario si siano divertiti, anzi chiedo a Mario, che ha pescato con una Power 130 e con una Hispania 450 di lunghezza, 100-200 di range di lancio, se si è trovato bene con queste due canne. Molto sensibili, nel lancio abbastanza perfetto, e il pesce in canna si sentiva veramente bene, in tutte e due le canne. Veramente sono contento di averle provate perché mi sono trovato bene. Ok, adesso chiedo a Marco, a cui ho dato una Hispania, una tre pezzi, anche a luna, 450 per 100-200 grammi di range di lancio, e chiedo a Marco, era la prima volta che le adoperava, come si è trovato con la Hispania? Allora, intanto ringrazio Antonio e la Surf Italy per avermi fatto partecipare a questa battuta di pesca. Allora, la canna, sì, non avendo mai provato una Surf Italy, devo dire che mi sono trovato abbastanza bene. Il pesce si sente in canna e questa è la cosa che conta. Sì, e qualcosa l'abbiamo preso, dai. Ecco. Ciò che conta è che abbiamo pescato, che ci siamo divertiti noi, speriamo di far divertire anche coloro che ci seguono sui nostri canali YouTube e coloro che amano la pesca e seguono queste nostre avventure. Ciao ragazzi, un in bocca al lupo a tutti. Ciao.